Sabrina Montali, il neo sindaco di Porto Recanati, se l'aspettava una vittoria così? No, così netta no, perché comunque 500 voti di scarto sono un bel risultato, però è coerente con la grande voglia di cambiamento che si respirava in città e che finalmente ha avuto la possibilità di concretizzarsi. Quindi un bel risultato grazie alla squadra che abbiamo messo in campo all'esito di un procedimento anche che abbiamo dovuto subire anche per trovare la sintesi di questo grande progetto che poi ha avuto finalmente il successo come oggi incoronato dai cittadini. Possiamo dire che l'ondata Renzi è arrivata anche a Porto Recanati? Ma credo proprio di sì, perché c'è questa volontà proprio di cambiare, la cittadinanza lo invocava e noi abbiamo presentato un progetto, un programma concreto vicino alle esigenze dei cittadini e quindi siamo stati premiati da questo punto di vista, un bel risultato veramente. A proposito del programma, quali saranno le priorità? Le priorità saranno soprattutto il sociale, la volontà proprio di fare qualcosa anche per il turismo, per questa perdita, no, della bandiera blu che ha condizionato molto anche la vita economica del paese. Quindi c'è questa volontà sicuramente di rilanciare il turismo, di essere attento ai bisogni del cittadino, di ridare spazio ai cittadini e di ridare anche spazi di vivibilità. La città deve essere più vivibile, più decorosa e più vicino alle esigenze della persona e del cittadino.